Eccoci qui ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi esploreremo un ex ospedale riabilitativo. È una struttura veramente immensa, formata da una villa storica e una parte molto più recente dove c'era l'ospedale. Poi all'esterno c'è un bellissimo parco con una piscina, dei campi da calcio e molte altre cose che tra poco vi farò vedere. Ma prima di iniziare, io vi ricordo sempre, se non l'avete ancora già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube e anche al mio gruppo Facebook che ho creato per quanto riguarda le esplorazioni Urbex. Se vi volete iscrivere, vi lascio qui sotto il link in descrizione. Ma ora non perdiamo tempo, scendiamo dall'auto ed iniziamo. Vai! Questa che vedete è la villa storica che risale alla seconda metà del 300 e questa invece è la parte nuova dell'ospedale che è stata aggiunta alla villa nel 1949. La struttura nacque come collegio destinato ad accogliere e assistere ragazze mutilate e 2 anni dopo, nel 1951, l'istituto si specializzò in attività di riabilitazione e ricerca, in collaborazione con diverse cliniche universitarie, trattando patologie ortopediche, neuromotorie, respiratorie e cardiologiche. La chiusura della clinica avvenne nell'ottobre del 2011 per causa di trasferimento. Dopo questa data, la villa è stata utilizzata come scuola per poi essere chiusa definitivamente nel 2015. Infatti, ad oggi è stato tutto lasciato a se stesso nell'abbandono più totale. Qui, come potete vedere, ci sono anche diversi banchi da scuola e comunque tra poco entreremo all'interno della stanza più bella della villa, dove ci sono degli affreschi. Thank you.
Ora entriamo dentro la cappella, qui ci sono degli affreschi veramente belli e poi tra poco visiteremo l'interno che è veramente particolare. E questa è la parte nuova dove era adibito l'ospedale. Infatti ora vi facciamo vedere com'è la situazione ad oggi, comunque c'è molto degrado e parecchi murales.
Anche qui altri murales, e il degrado allo stato puro purtroppo. Tra poco scenderemo anche nel parco e andremo a vedere sia la piscina che il campo da calcio. E questo è il campo da calcetto che è veramente immacolato. Le reti delle porte sono nuove, l'erba sintetica è perfetta e in fondo ci sono rimasti anche due palloni. Ed infine visitiamo la piscina e gli spogliatoi. A questo punto l'esplorazione è conclusa, io come sempre vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo presto ai prossimi video. Un saluto a tutti!